Allora, vediamo un poco. Ci siamo. Il gioco ce l'abbiamo. Spaventoso quanto basta, però. Vediamo un po' come riusciamo. Allora, prima di partire, stavo già facendo un errore gigante. Anzi, faccio così. Perfetto. Ok. Diciamo che possiamo anche spaventarci, iniziare. Anche se si è dimenticata il portafortuna. Senza non si può. Senza non si può. Ai ai ai. Ok. Allora, carichi, preoccupati. Ma diciamo che possiamo iniziare. Normale. Già c'ho paura, non ci se la faccio più difficile. No, 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 no. No, 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 no. Allora. Don't forget. Something's Non dimenticare certe cose non devono essere dimenticate. L'ombra che mi segue devo sbrigarmi. I must hurry. My name is Daniel. Mi chiamo Daniel, vivo all'ombra. Mayfair. What have I done? Cosa ho fatto? È pazzesco. Non dimenticare, non Don't dimenticare. forget. Devo fermarlo, Don't non forget. scelgo. I must stop him. Focus. Sì. Ci concentriamo tantissimo, ma intanto di fare questa cosina qui, di avere questa cosina qui. My name is Mi nome è Daniel. Ah, posso già guardarmi intorno, madonna. Daniel. Mi cago. Paurissima, ragazzi. Possiamo già. Posso smovicchiarmi, ma non posso stare. Ah, anche qua mi si agita. Allora, possiamo già andare. Ci sono degli strani vicini, tanto sono io che sono qua. No, sarà lui che sta male. Allora, promemoria è stato aggiunto il diario, Tosca J. Promemoria. Segui la traccia liquida. Ok. Chi è? Ecco. Che c'è, gioia mia? Allora, non ci sono ancora racconti, note non ce ne sono. Eccoti, prego. Allora, non c'è niente. Ah, non ho l'acciarino, quindi giustamente non posso fare luce. Le tende non si possono accendere, qua c'è una porta, come si apre? Aspetta, come si. Ah, ok, devo spingere così. Aspetta, facciamo un po' di. Ah, abbastanza. Ok, devo capire le dinamiche, scusate, non ci ho mai giocato questo gioco qua. Allora, cos'è? Esche d'acciarino. Ok. Qui c'è la sette. Oh! Tu vieni con me, mi difenderai dai pericoli. Ma giusto per saperne parlare. Oh, la meccanica, ecco ti prego. Spariscono gli oggetti. Vacca boia. Vaccosissima boia. Manco il tempo di iniziare, già mi mettendo a un passo. Ecco ti prego, mi vuoi, ho capito, vuoi farmi compagnia, ma non mi sembra il momento. Ah, si salta il gioco. Ecco, no. Via. Allora, fai spazio? Fammi spazio. Allora, no, non voglio accendere. Perché è tutto obliquo improvvisamente? Siamo obliquissimi. Che succede? Ecco, ti prego, metti via questa coda. Che succede? No, no, sono armata.
Ah, ci siamo. Cioè, più vado di là? Cioè, se torno indietro tutto a posto? È la porta! Ma seriamente, è la porta? Perché vediamo il rallentatore? Che mi guardi tu, non c'è una meccanica tipo che posso sfondare le porte con una cosa, no? Perché sarebbe intelligentissimo. Allora, io vorrei, ma lui corre? No, così ci accucciamo. Così va leggermente più veloce, ma non credo. Forse corre dopo. Perché ti puoi spaventare per ogni suono, zio? Non mi spavento io, devi spaventare tu. Allora, qua c'è l'accendino. Esca accendino, ti deve accendere candela e altre sorgenti di luce. Va bene, sì. Bello, ci sono i regali incredibili qui. Scusa, c'è chiaramente della lore qua dentro. Oppure no. I quadri dicono niente. Qui c'è un altro robo. Ah, il fatto che sto già trovando tutti questi accendini non è che mi rende proprio felice, eh? Diciamocelo. Qua c'è una stanza. Vediamo. Tende non si spostano. No. Oh, posso spostare. Che danni. Qui c'è una bottiglia. Si rompe anche quella? Oh, adoro. La piantana. Questo non lo posso prendere. Come non pensare? Tu vieni con me. Mi difenderai dai pericoli. Sì, così va un po' più veloce, ma... Cucù? Perché è tutto obliquo? Non mi piace che sia così obliquo. Ok, sì, ci siamo... No, regà? Allora no, allora io ho corso, ma i passi non erano i miei. A parte che se questa è la corsa abbiamo i problemi. Cosa? Chi? Perché? Sono svenuto, che succede? Alzati, no, allora. No. No. Un momento. Allora, stiamo già partendo abbastanza male. Datemi solo un secondo che devo purtroppo rispondere a un messaggio. Allora. Andiamo. Devo andare avanti. Sì, ma io non so se vedete, ma spero di sì. È tutto così obliquo. Che vogliono ancora da me? Ok, allora. Stavamo dicendo. Aspetta, ma sono tornato indietro. No, sono tornato indietro, scusate. No, 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 allora. Io convinta che staranno andando avanti, invece non è vero niente. Non dico. C'ho i dubbi, allora. Piano piano. Questo è uno di quei giochi che devo saltare, devo andare più in fretta. Ai ai ai. Ok, zona nuova. No, no, no. No. È aperta la. No, io non vado, io non ci vado, io vado di qua. La ramazza. C'è la cosa dell'accendino. Questi non si prendono?
Si è aperta la porta da sola, ragazzi, non mi piace. Cioè, addirittura. Ma lì ci posso nascondere dentro? No, sono troppo grossa. Allora, io mi armo, perché è chiaro che non sia cosa buona andarsene in giro senza niente. C'è un corridoio. Ma qui c'è un... Aspetta, eh. Una maglietta? No, direi che non ci interessa la maglietta. Allora, si è aperta la porta di là, ma io non ci voglio andare, quindi tanto vado da un'altra parte. Che è? Scopro i segreti qua dietro. Ah, divento pazza al buio. No, 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 vai alla luce, vai alla luce, vai alla luce. Luce, luce, luce. Luce. Ok, quindi io non devo stare al buio. Andiamo ai vecchi archivi con l'occhio così. Ma io posso tornare indietro perché magari ho sbagliato. Vuoi una cosa libera? Non ho letto niente, scusatemi. Posso tornare? Sì, posso tornare alla sala piovosa. La Bibbia? No. Cosa sei? Il pilanzonzì. Madonna che paura. Madonna che paura! No. No, no. Torce. No, no. Sto cagando sotto. No, raga, ma una torcia, le torce, qua, 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 torce, torce. Perché trema tutto? Che succede, no, ragazzi? Che cazzo? Che schifo! Cioè, quello è buio a senso suo. Scusa, non ho capito. C'è luce qui. C'è altra roba qua? No, no, ragazzi. Perché? Perché ho deciso di giocare a questo gioco? No, no. E tu comunque ancora non corri, eh? Poi avessi tipo... Che cosa? Un mulinello d'aria pazzesco. Visto. Oh! Oh, è come si. Con delle bite di olio che non ho. Può essere già sta premendo F. Oppure Tab. Ah! Dice che c'è l'olio, ma. Ah! Ok, con Tab. Salute. Un leggero mal di testa. Diario. Questo è l'olio, non ne ho tanto di olio. Devo trovare necessariamente olio da qualche parte. Cos'è? Libri? La Bibbia? No. Ragazzi, non si vede una beata ciula. Allora. Devo per forza accendere perché non vedo il cacchio, non vedo.
Ok, qua posso spegnere. Mi serve olio o qualcosa. Dai che non ne ho. Cioè, dai, suono la luce, porco cane, c'è, vai qui. Apri. Entra e chiudi. Io vorrei prendere il... Aspetta, devo... Mi fuccio. Ok. Sbircio. Perché ho voluto farmi del male? Perché? Non mi va. Piano, la ramazza della mia cazzo. Qua che c'è? Fuoco. Mi posso suicidare? Cioè, se nella vita mi trovassi in un posto del genere vorrei morire. C'è un passo pesantissimo comunque, amico te. Aspetta. Oh. Come? Non ti apri? Avrei detto di sì e invece no. Me l'è sembrata una roba da aprire. Tu che se no. Non spreco i miei acciarini. Poi c'è tutto sto sangue a te. Si vede una cura, non si vede. Sì, c'è una nota. L'ho capito che c'è la nota. C'è ancora leva. Oh, ma io non ho mai chiesto. Cioè, io non ho mai. L'olio. Spegniamo qua. 19 agosto 1839, vorrei chiederti quanto ricordi, non so se le strappate l'avrò preso questa bevanda. Se Dio vuole, il nome Alexander di Brandenburg può ancora unire amara in te. Se non è così, sembrerà orribile. Vai nel rifugio sacro, trova Alexander e uccidilo. Il suo corpo è vecchio e debole, mentre tu è giovane e forte, non potrà paragonarsi a te. E yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. Un'ombra ti sta seguendo. È un incubo vivente che distrugge la realtà. Ho tentato di tutto e non c'è modo di contrastarlo. Scappa finché puoi. Salvaci tutti tu e Daniel. Il tuo tempo, Alexander, aspetta e uccidilo. Il tuo precedente, Daniel. Ok, quindi già possiamo capire che tale Daniel ha... spostiamola delicatamente. Preso qualcosa per dimenticare qualunque cosa sia successo. Non dice che dobbiamo andare a uccidere Alexander, perché evidentemente ci ha creato qualche problema di non dubbio, di dubbia gravezza qua, come posso dire. Allora partiamo dal presupposto che intanto devo riempire. Ma ha riempito un cazzo. Ma non è niente questo, meno che non mi dura per sempre. Madonna, non si vede nulla. E poi che schifo. Sì, ma io sto andando, ma è la stanza di prima che fine fa. Forse devo dare un'occhiata lì, in realtà, La porta sbatté dietro di lui e sapeva che non avrebbe più rivisto il vecchio salto a Berkeley Square. Un'altra anima solitaria a Londra sembrava preoccupata in qualche modo. Allora, no, io torno un attimo indietro. Sapendo che tanto queste due zone sono free, perché non mi è tornato indietro? Torna indietro. Allora. Io non... no, e che succede? Alexander, is it inside the castle? In un modo di parlare, Non credo di dovere, è un rituale. What did you call it? The inner sanctum. La mia camera per preziosa dentro. And it lies well beyond the refinery. In fact,
It lies beneath the stone of Brandenburg. Suppongo che questo fosse Alexander che parlava con me. Ma io dovevo andare in quell'altra stanza, secondo me si è persa qualcosa dietro. Sbagliato tantissimo, sbagliato secondo me. Va bene, esploriamo qui. Tu ti apri o ti lanci? Oh, ora sì che si ragiona, caspita. Ora sì. Che schifo. Te, via qua. Che cerco di distrarmi. Che schifo. Oh, 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 Gardaland, vieni qua. Via. Mio. Aspetta, eh. Ok, già meglio. Schifo della terra. Allora, come corre? Ora si corre. Non mi piace il fatto che... Non me ne piaccia. No. Qui c'è un portone immenso. Che succe? Perché? Che schifo. Allora, secondino, eh. Andiamo, che non voglio stare a farla a piedi tutto il tempo. No, qua c'è un giù. Allora, prima andiamo su, scusate, eh. C'è una cosa con ordine. Che è tua madre? Non ci voglio andare lì. Chiaramente non si muove in realtà, cioè chiaramente. E qua c'è un non è importante. Mi faccio danno se vado di qua. Qua ci sono 9000 stanze, no? Allora andiamo di là e poi facciamo giù. E se io provassi a... Ehi! Che malissimo! Giù non ci vado mai, cioè mi devono pagare per andare giù. Mamma mi ha insegnato che se scendo è posto. Non si fa. No dai, ma ogni volta che vado da qualche parte devo scendere. Ah, la chiave. Va bene, qui che ci sta? Il laboratorio dove c'era aperto, mannaia. Viaggiare verso Dover significava attraversare Canterbury. Sei sicuro di fare una visita per evitare il senso di colpa collegato a qualcosa che non sono arrivata a leggere? Ecco, qua iniziano i bui e i buoi e i rumori schifosi. Ma io, col cacchio che accendo l'interno, un mega abbraccio sul mio coso d'approccio bellissima, grazie Strenon, non so se tu hai capito che sto facendo. Porca di quella pupazza! Porca di quella pupazza. Vedo una fava bucata, non vedo. Schifo. C'è niente? No? No? Cestini di vimini incredibili. Oh. Che cavolo, cosa? Olio. No, non mi... Potevo andare, non lo so. Perché era full guys. Apriti, ho detto apriti. Continua a tremare tutto. Ah ah ah.
Nota. Allora, aspetta, togliamo questo e tutto. La mancanza di un camino per far fuoriuscire bene i vapori dei miei esperimenti più recenti ha fatto sentire il proprio peso su molti dei miei ingredienti meno stabili, che ho immagazzinati. Alcuni sembrano inalterati, ma molti sono stati rovinati dai vapori e sarà difficile recuperarli. Farò quello che posso, li sposterò in cantina. Ok. Basta! Perché? Perché deve continuare a tremare tutto? Olio. Cago con una incredibile forza. C'è una cosa là sotto, c'è una cosa là sotto. Deve esserci più coprite. Cos'era coprite? È una parte di acqua forte. Ti si è mosso qualcosa lì sulla sinistra? No, altro. Questo è il mio terzo tentativo di creazione di vita artificiale. No, questo Homunculus doveva creare. I composti precedenti non avevano poten la potenza di cui ho bisogno, ma ho la sensazione di esserci quasi. Calamina e solfuro di arsenico sono stabili e la coprite li lega bene. Stavolta farò un tentativo con l'acquaragia, non l'acquaregia. E invece con l'acqua forte, sperando che produca una soluzione più uniforme. L'esperimento è fallito. La soluzione è altamente acida ed è poco pratica da utilizzare se non come detergente. Il tessuto organico reagisce in modo molto violento alla soluzione e deve essere trattata con la massima attenzione. Potrei utilizzare la ricetta, ma sto perdendo le speranze di trovare una soluzione alchemica per la mia situazione difficile. È difficile, è difficile. Si sa, devi chiedere a Hoffenheim la ricetta. Che in realtà manco lui veramente, però vabbè, adesso un secondino. Allora, sì, andiamo avanti. Cos'era? Sostanza chimica. Non me lo dire, devo farlo anch'io. Devo fare i... Ci sta niente. E quell'altro. Ma perché continua a tremare tutto? Apri qua. Cos'è? Cos'è? Ho toccato una cosa. Io tocco perché devo sempre toccare. Un giorno ritornerò. Sono passato con il tuo pensiero, amore mio. Sarei riuscito ad andare avanti. Quando scopro di fare cose terribili, trovo conforto in te. Fin quando riesco a pensare a te e a desiderare una vita insieme, so di poter migliorare io. Devo essere migliore degli altri. Io piango per loro, bravo nel potere senza limiti, mentre io desidero solo un giudizio giusto e un ritorno sicuro. E allora che cazzo ci fai qui? Se lo clicco di nuovo, che su? Di nuovo? Stessa cosa di prima? Sì, mi interessa allora. Chiudiamo la tua memoria. Ma giusto per sapere quanto consumo. Allora, tutto sommato dura l'olio, per fortuna, perché cioè, a certi momenti. Non ci sono altri cassetti, vero? No, non sto lasciando niente. No, devo andare qui su. Io ho preso un... Posso uscire da qui allora? Dal laboratorio? Tutto qua? Possiamo togliere anche questa in realtà, perché quando uscite qui. Corri verso l'uscita. Gli altri bambini urlavano contro, il suo nome suonava a un ritmo costantemente in crescita che non incitava a farlo. Lo sto facendo davvero? Devo andare lì sopra perché qua sotto ho girato tutto. Ho girato tutto. Allora, ho la chiusa chiave. Andare di là. Ce n'è una che scende, ma io volevo andare a un'altra parte degli archivi di prima.
In bocca durava una fragranza di rose, delizie turche, pensavo, proprio come quelle al consolato di Costantinopoli. Che ricordi particolari? Perché ci sono questi rumori disgustosi? Allora, non mi piace che ci siano tante, tante porte, perché mi sa di luogo dove c'è il nemico. Note. Con questo documento offro la mia totale attenzione e servigi ad Alexander, barone di Brandenburg. Questo contratto durerà per un totale di 3 anni, da quando sarò in libertà. Inoltre Alexander, barone di Brandenburg, raccomanda i miei servizi alla corte reale di Prussia e all'interno del rifugio dell'Ordine dell'Aquila Nera. Che nessun uomo rompa questo sigillo. Wilhelm Casal di Gerico. E tu, chi caspio sei? Mi serve un po' di luce, mi sa. Acciarini. Chiuditi bene, anche il secondo, e non c'è niente quello sotto. C'è niente più che c'è. Vai giù. Assolutamente una pippa, perfetto. Robine qui, no, robine lì, no. La cosa però brutta di tutto questo è che qui non c'è neanche dove nascondersi. E qui c'è una porta sfondata. Che bello, voglio sapere. Allora. Debbe schifo! Ah, nota, nota, notina, notella. 16 maggio 1839. L'implacabile sole africano ha continuato a tormentare la nostra spedizione, impedendoci di scavare fino al futuro. Come il professor Herbert sia riuscito a trovare il posto in queste vaste tenore di nulla, resta un mistero per me. Quando gli ho chiesto di nuovo della tomba, mi ha raccontato la leggenda di Tintina, la madre di tutti noi. Una storia interessante in sé, ma non posso fare a meno di pensare che ci sia di più. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, più tardi quella sera scoprimmo un passaggio sotto le dune che conduceva a una struttura di pietra coperta di sabbia. Il professore era fiducioso che si trattasse della tomba che stavamo cercando e ordinò agli altri di venire alla strada. Era tardi nella notte fredda e oscura. Ma dovrò condurre gli uomini all'antica struttura, sperando di raggiungere la camera di sepoltura. Non importa cosa mi stia nascondendo il professore, lo scavo deve celare qualcosa di interessante e riportare a Londra al British Museum. E mi sono accorto adesso che sono una cretina e non avevo messo il microfono. Per fortuna buttavo voci di mio e che quindi il problema non si è posto, ma io sono stupida dentro. Strenno passando non si è accorta di questo errore, non mi ha detto niente e io stupida andavo avanti. Complimenti a me che sono un genio del male. Vabbè, spero che adesso si senta meglio, anche se è abbastanza recettivo il microfono, quindi magari anche prima. Allora, dovevo prendere da qui, cucù, da qui. Oh, schifi. Ok, sostanza qui non c'è nulla. Devo andare di qua. Non mi piace tutto questo. Allora, no, andiamo di qui. Considerando che di qua c'è la stanza di prima, qui c'è lo studium. Raga, mi cago da morire. Accendiamo il fuoco qui, per favore. Ragazzi, non so se... Solo queste ci sono. 17 maggio 1839. Le mie mani tremano mentre scrivo. Sento il bisogno di documentare la mia tribolazione per paura che il ricordo diminuisca se indugio.
Oggi ho preso degli uomini e mi sono avventurato nell'antico passaggio oscuro che abbiamo scoperto. Le nostre torce bruciavano debolmente nell'aria buia mentre ci facevamo lentamente strada sottoterra. Gli uomini erano superstiziosi e paurosi. Discutevano a voce alta e sentivo il loro strano linguaggio arrivare a me. Presi la forza a domani e gli gridai di continuare giù per i pendii e i gradini rotti. Il passaggio ricavato sommariamente mi confuse. Sembrava molto più antico della struttura del IV secolo che ci aspettavamo. Il percorso tortuoso raffierava in una grande anticamera. Le pareti erano ricoperte di statue come non ne avevo mai viste. Nonostante la loro caratteristica soprannaturale, provai una strana familiarità che mi spaventa ancora. Alla fine della camera, un enorme lastra di pietra bloccava qualsiasi cosa giacesse davanti. Diedi l'ordine di alzarla, e appena passai nello spazio ristretto, improvvisamente la pesante pietra cadde chiudendosi all'interno. Orca bozia. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. Bacca boy? Ero intrappolato. E fin qui, mi sembra il minimo. Allora, apri qua. Sono soltanto libri della cazza che non interessano a nessuno. Non c'è un... Che velocità, che furore. Ah. Carino però che si apre tutto. Cassetti. Uno è vuoto. Dai, su tre cassette infatti. Qua solo libri di tutti i tipi, forme, colori e dimensioni. C'è una porta. Io sono entrata da questa porta, non da quella. Che cazzo? No. Allora. Qualcuno suona il pianoforte, ma io volevo mettere a posto il libro caduto. Te, allora. E tu non ti puoi... Posso bloccare la porta? Io non credo, però ci posso provare. Allora, sì, chiaramente devo andare alla libreria. Il punto è che volevo sapere se c'è, no. Oh, e tu? Che luogo curioso. Tu ti apri, aspetta che lo so che tu ti apri, vieni qui. Che palle sta sedia, via. Oh, sì. Librico, e basta, cioè c'è solo sta roba qua, qui. Non sono andata nella stanza grande. Dovrei, ma non ci sono andata. Troppo in fretta perdo la sanità mentale, però, ragazzi. Troppo in fretta. È bloccata, ok. No. Aperto. Facciamo scherzi? Che un secondo l'ho spenta la luce, porca vacca, io sono arrivata di qua. Allora, io non ho trovato, credo, neanche un posto dove nascondermi, il che è un problema. Ma tipo togliere le spranghe e buttarsi dalla finestra non va bene? Cos'è? Niente. Ragazzi, ma che rumori ci sono? Vaccosissima vacca. Com'è possibile? Allora, c'è un bastone per picchiare.
tanti bastoni per picchiare. Facciamo, cioè, facciamo ordine in questa situazione di follia. Pur di non andare avanti in questo momento, veramente pagherei il mio peggior nemico. Vieni, chiudi sta cassetto della fava. Apri questo, dobbiamo metterci. Oh, guarda. Serve ai fini di trama questa cosa? No. Mi interessa? Neanche. Allora. Che succede? Che succede? Mi si è chiusa la porta? No, 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 no. Perché mi hai tolto poi? Vacca, vacca, vaccosissima, vacca, vacca, vaccosissima. Vacca, vaccosissima. Cos'è questo? Non so. Cos'è che diceva? La mia testa che dice? La testa sbatte e le mani tremano. Mi sto cagando. Cioè, anche lui mi sta spaventando. La mia sanità mentale non ce la farà. Cioè, ragazzi, nell'esatto momento in cui... Tabula. Regno di Prussia, Prussia centrale. Bigliettini a casissimo. Ah, un'altra nota. Allora. Che succede? Il 17 maggio 1839. Dopo aver colpito l'inclemente pietra per quella che sembrava l'eternità, mi resi conto che era impossibile. Ero intrappolato. Cadde a terra respirando affannosamente. Cercavo di concentrarmi. Fu quello il momento in cui vidi un debole scintillio blu. Quello? Dove sto andando io adesso? Vado. Il mio corpo indebolito era pesante da portare, ma riuscì a spingere verso quella luce affascinante. Mi stavo aspettando, rinchiuso nel nulla oscuro, mi sentivo attirato dalla luce mistica. Mi allungai chiudendola fra le mie mani. Il debole scintillio scappò dalle mie dita e iniziò a brillare luminosamente e portarmi via, rivelando ricordi strani di torri a spirale, deserti infiniti e geometrie impossibili. La cosa successiva che riesco a ricordare è il suono studente della pietra che veniva sollevata, le voci degli arabi che mi spingevano verso la salvezza e che afferravano fermamente le mie mani e cucciavano pezzi rotti di una reliquia molto particolare. Ti prego. Ho di acciarini 700, però di olio pochissimo. Sai perché questo? No. Sono alla luce. Questo. Oh sì, ti prego, olio. Questa musica aggressiva. Gran parte del castello è vecchia e trascurata per secoli. Quando arriverà l'ombra non ci vorrà molto fino a quando le cose inizieranno ad andare in pezzi. Comunque stiamo solo procrastinando, facciamo quello che possiamo. Sbadigli. Non c'è molto da fare con le celle, dobbiamo rinforzare i super deboli. La terra tremerà e il rischio che tutto su di noi, soprattutto le scale. E beh, visto che effetti, che so. Qui e lì, facciamoci lavorare i servitori. Ogni tanto io c'ho sti flash. Allora aspetta. Ok, quindi tutte le cose sono qua. Ah, i primi amori sono qua. Devo trovare una nuova area. La porta è cuccia, l'assenza di storia locale è bloccata. C'è un'altra entrata. Prova in laboratorio. Ho rivelato che la combinazione con le sostanze chimiche è popolare. Gli ingredienti chimici sono spostati dal laboratorio di cantina. Trova la tavola della carrera. Vabbè, so parlare. La cosa è la cantina.
Per fortuna mi avvisa lui e mi dice lui che caspita devo fare. E il punto è che io sto cercando robe, ma qui le robe non le vedo. Cioè, io sono arrivata qua, ho avuto un sacco di film incredibili sulla vita. Ma di là c'è situazione. Fragile, ma non può essere rotta con le mani. Cioè, c'è davvero una meccanica che avrei voluto? Fico. Va bene così? Sì. Hello? Hello? You have to be Devi swift essere veloce quando when azioni you il primo, activate capito? Se the si ferma dovrei ricominciare da cloud. You capo. hear that? If it stops, you'll have to start over. Tutto Isn't questo è all troppo this a bit eccessivo. excessive? You can Non never puoi be mai essere too troppo careful. attento, Daniel. Porca vacca! Non ho visto la luce. Oli, 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 oli. Come siamo messi? A voglia. Mi era sembrata chiaramente. Mi sembra chiaramente della loro, ma io non la posso. E invece posso! Adoro! Hallstatt, Castello di Brandenburg, 1801. Una tra le regioni ricche di fatti e credenze è Hallstatt, immersa nel profondo dei boschi della Prussia orientale. Per secoli. Che palle, ogni volta che devo leggere, lei la sbaglia. Per secoli si sono avvicendate storie sul piccolo villaggio, sul vicino castello di Brandenburg. Le tranquille montagne, ricoperte da foreste e laghi sparsi, è pittoresca come può essere. Ma come cazzo è scritta? Vabbè, è pittoresca come può essere, sebbene l'aria sia circondata dall'oscurità. Chiedete a una qualsiasi persona del posto e avrete prova della diffusa superstizione. Tutti i viaggiatori dovrebbero lasciarsi andare a tali conversazioni, poiché saranno di sicuro e che ce la posso fare. Saranno di sicuro un divertimento emozionante. Tutti loro hanno le proprie variazioni sulle storie, ma ci sono dei temi che si ripresentano. E adesso vengo a capire quali sono. Andiamo avanti. I raccoglitori. Ma quanto mi piace da leggere. Allora, questa storia risale ai tempi della guerra dei 30 anni. Si narra che i soldati che abbandonarono il proprio dovere si persero nei boschi freddi e oscuri e furono condannati per sempre a vagabondare per le terre. Io non so leggere. I corpi distrutti e le loro anime corrotte si lanciarono sfigurati e privi di sostanza. Molti dire. Che è possibile così? Beh, molti li hanno visti. E hanno visti negli anni e li descrivono come degli orribili fantasmi. Si muovono silenziosamente nei boschi, evitando qualsiasi osservatore. Vengono chiamati raccoglitori perché sembra che vogliano rubare creature viventi. Ciò che rivela la loro presenza sono le loro vittime che si sentono mentre si dimenano all'interno dei sacchi di iuta bagnati e trascinati dietro di loro. Quale schema oscuro seguono? Una visita incompiuta. Ma quante caspita sono? Heinrich Cornelius Agrippa, il famoso erudito, visitò Hallstatt all'inizio del XVI secolo. Risiedette presso la locanda del posto per 15 giorni perché cercava dei resti dei regni passati. Durante la sua prevalenza, tutti i membri importanti della società lo seppero ed è menzionato in molti documenti dell'epoca. Un giorno uscì per fare ricerche in un rifugio delle paludi nord-occidentali, ma non fu mai visto mai più. Si sa che Heinrich morì a Grenoble. A Grenoble, ci sono stato a Grenoble, bella come città. Morì a Grenoble circa 10 anni dopo. Non ha mai smesso di aver visitato Hallstatt, il che mi farà chiedere cosa è successo davvero. Chi era l'uomo misterioso che ha visitato il piccolo e tranquillo paese nei boschi? E cosa gli è successo? Quindi non erano la stessa persona? È l'ultima! Il barone immortale. Il barone Brandenburg vive in una vita reclusa con la sua famiglia nel suo castello vicino a Hallstatt. Ma quindi è una. Ce la posso fare. Allora. E come per la maggior parte nobili di nascita, i pettegolezzi vengono ereditati insieme al titolo. La storia ci dice Ci dice poco, fino al momento in cui il castello fu distrutto da un incendio nel tardo XVI secolo. Fu ricostruito Alexander, un nobile proveniente dall'Arenaria,
che rivendicava il ruolo di protettore dello Stato prussiano. Alexander aiutò la regione a prosperare e restò a popolare per tutta la presunta vita. La sua presunta vita. La famiglia è sempre stata riservata quando si trattava di lignaggio e eredità, per cui la nascita e la morte di Alexander e della sua stirpe non sono mai state documentate del tutto. Ciò ha nutrito l'idea che il barone sia in effetti l'unico e la stessa persona che è arrivata dall'Occidente più di 3 secoli fa. Ha vissuto durante l'occupazione e si è unito nell'abito dell'Ordine dell'Aquila Nera, insieme ai grandi capi di questa nazione. Non ho capito metà. Mi viene sonno quando leggo queste cose, non capisco. Ma io ho letto questa roba accesa, spero che non ci sia. Quindi me ne devo andare. Bloccata, non ho trovato. E come la sposto? Cioè, ho visto che c'è la strada. Come ci vado? Voglio andare lì. Aspetta, scusami, eh. Non c'è un collegamento diretto. Scusa, le note che dicono? Niente, non ha preso appunti di questo. Forse perché un domani ci sarà una. O devo cliccare qualcosa che lo sposta. C'è chiaramente della situazione di qua. Vabbè, facciamo che ci tornerò. Vado intanto nell'altra zona che mi manca. Pensandoci non posso. E quindi? E quindi? E io come faccio adesso? Come si fa? Ecco, ti sembra il momento, Gioia? Mi fai da supporto morale, amore. No, non. Stupida io, aveva detto lui, le cose eccessive, sti cazzi. I libri da fare in ordine erano, ma non vedo, qui c'era un altro. E qui c'era un altro. Ok. Lo studiolo, sai, io accenderei. Guarda, io aprirei anche. Anzi, una sola, così è più facile. Ah, qui c'è la chiave della cantina. Entra, porca di quella vacca! Io ho solo preso una chiave. Ho solo preso una chiave. No, diciamo che. Ma non può esserci il nemico. Da dove dovrebbe essere arrivato? Mannaggia. Te. Qui che c'è? Ok, allora. Wilman, vabbè. Che c'è? Che dice? Aspetta.
Wilhelm e i suoi stupidi compagni hanno già messo abbastanza in pericolo la mia ricerca con la loro gestione distratta dei recipienti umani. Lo sceriffo sta tenendo un occhio vigile sulla foresta e sta uccidendo i miei fedeli servitori. È solo una questione di tempo fino a quando seguiranno il sentiero verso Brandenburg. Devo rinchiudere Wilhelm e i suoi uomini per evitare altre ricerche pubbliche. Quindi la cantina verrà chiusa fin quando la questione verrà trattata. Neanche gli uomini del re fuggiranno o moriranno di fame. Qualsiasi cosa accada prima, possono marcire per quello che mi riguarda. Forse gli darò del vino. In un certo senso potrebbe risolvere entrambi i miei problemi. Sì, ma tu stai facendo le cose pericolofiffime. Le cose incredibili, i barbatrucchi della vita e adesso coppa loro. Ci abbiamo un altro problema noi però adesso. Beh, no, si è aperta la porta. Ah, che porta si è aperta. Guarda dove siamo. Cosa? No, spegni qui, corri, chiudi, no. Io non sono pronta per questo. Perché poi dove devo andare io adesso? Ma come si salva questo gioco? Salva da solo? Salva da... Ho una paura ladra. Allora. C'è da dire che lui è da un'altra parte. Porca tua mamma. Ma è terribile perché l'unico punto dove ho che ho per nascondermi è quell'altro. Devo fare il giro e andare dove è lui. Piano. Piano stealth. Fai il che FIFA, no ragazzi. Che cosa? Madonna santa, porca di quella vacca, porca. Perché? Lui è lì dentro. Vacca! Basta! Ecco, ti prego, non iniziare a fare queste cose. Com'è possibile che sia arrivato quello lì poi? Cioè, non è giusto. No. Quello è già arrivato, ragazzi. Era questa la cantina? No, questo è il laboratorio. Fino a qui.
Io non voglio andare avanti. Come schifo si fa, tieni. Come si fa? Sì, come si fa? Bro, non mi hai detto come si... Ah, ma allora posso sbirciare ai lati, mannaggia. Cammino anche, zio, t'obbligo. Zio, tu non mi hai spiegato... No, però sì. Cioè, tu non mi hai spiegato come funziona. Ah, così, con doppio clic là. Vacchissima boia, vacchissima. Le dune del deserto erano come le onde di un mare lento. Mentre la carovana si spostava, la terra sembrava immobile, ma nel campo le colline si spostavano. Vacca boia, che buio. Vacche buio. E questa è la cantina. Se mi lancio di sotto muoio. Dove è andato il barone? A chi importa? Ci ha lasciato abbastanza vino a durarci una vita o almeno fino a domani. Quella è aperta. Questa non ha neanche il... Io posso passare sotto? Perché mi stai dicendo questa cosa? Madonna, quanto mi spavento. Ma regà. Io temo di dover andare di qua. Ma che è sullo schermo? Che schifo! Basta! Non ho capito. Ah, così. Ho dovuto fare questa cosa perché? Che succede? Che succede? Che dolore? Che succede? Che è successo? Che è successo? Che dolore? Ciao Strenon. Cioè, bentornata Strenon. Sto cacando sotto. Ma fortissimo. Entro e mi cade un badino in testa. Questo è mio? Questo cos'è? Io ho la... non è la Bibbia, è un mattone.
Ciao Zerter. Ciao. Ma stai, non hai finito la live? Io mi sto cagando da morire. Posso usare quel martello come arma? Vedi, funziona come... No, torno stasera a notte. Ok. No, ho perso il martello per sempre. No, il mio martello. No, ho perso il martello. Si è fatto prendere. Ok, più tardi se ci sono ti. Ah, c'è un altro materno. Ma. No, e dai! Che fine ha fatto magia! Io, guarda, mi porto la sedia. Non ce la posso fare, ragazzi. Che cos'è? Si spilla? Aspetta. Ah, lanterna piena. Ah, ho trovato la calamina, che è un altro degli ingredienti che mi serviva. Sono 2 su 4. Allora, poco fa mi diceva, puoi spostare le cose, ma che pro. Allora, perché... Ah, forse perché devo giustamente liberare. E vieni qui. E niente. Ne. Allora. Lavori di un certo livello. Allora, è già uscito il mostro. Vi faccio sapere questa cosa. Poco fa è iniziato. Non lo so. Voglio morire. Allora, me. Ne. E ne. Allora, in qualche modo. O devo passare così. E non si apre. Ci sono dei rumori di catene. Vieni via. Ma queste manco posso sollevarle, se no. Dai. Ma come caspita? Ragazzi, abbiamo un grosso problema. Io devo uscire da questa stanza, ma non mi fanno uscire. Se lo spingo verso di là, no. Se lo spingo verso di... A destra, a sinistra. Ragazzi, oh. Sono chiusa qui per sempre. Sono chiusa qui per sempre. Come fo? Come fo? Come si esce da qui? Poi io non è che ho tutta la cosa del mondo, è vero anche che qui c'è il coso per riempire all'infinito, giusto? Vai a vedere. Con delle gocce di o... Arca! È finita! Eh no, allora devo star senza, non si vede una favola senza. Divento pazza. Non sta... cioè, non sta... Devo stare con la lanterna perché impazzisco senza... Ma ragazzi... Momento in cui è meglio essere un ermice, guarda, per piacere. Allora. Perché non me le... Te... Scusami. Aiuto. Ah, ma io posso fare la... Scusami, eh. Aspetta, se ci sono altre lanterne, mi accendo... Cioè, altre cose, candele, robe, mi accendo tutte cose. Che mi costa di meno che andarmene in giro con la... Madonna, che buio. Allora. Allora. Non ho fatto dei versi brutti. Non ho fatto dei versi brutti. Allora, io non riesco... Non riesco... Sono una testa di cazzo. Levati per piacere, va. Vieni qui. Allora. Dai. Ma tu sempre a cercare gli animali degli altri. Buonasera. Ciao, buonasera, Arox. Guarda che succede? Scusami.
Perché ho visto il demonio per un attimo. Ok. C'era il demonio. Pure i tuoi pesciolini, madonna. Allora. Vieni via. Okay. Cioè, vedi che lavori di architettura incredibile io che devo fare per riuscire a uscire da una stanza maledetta. Porca vacca. Ehi qui. Cioè, ma come gira male? Allora. Allora. Piano, eh. Piano. C'è qualcheduno? Buonasera California Art. Piano piano, piano piano. Cucù. Gli sta nessuno? Tua mamma vacca. Tua mamma vacca. No, raga, no, non ce la posso fare. Allora. C'è gente che cammina, c'è gente che cammina. Allora, stealth. Se due stanze le ho già fatte, devo andare lì. Problema is che io non ci voglio andare lì. Sì, che alitata, sì, California. Sono armata. Non vedo una fava di niente, quindi devo stare. Cioè abbiamo pure la mappa. Il problema è che io purtroppo non sono stupida e lo so che da qualche parte c'è quell'altro. Anche perché. Aspetta. Ok. Facciamo una cosa alla volta con. No, perché? Olio! Porca di una vacca, porca di una vacca, da piglia sto coso, fai, fai, mettilo qui e mi nascondo qui. Cucciata, che succede? No, ragazzi. Bellissimo. Allora. Qui è tutto incasinato, quindi dovevo fare l'altro stato. Ok, ma non ho capito. Apri sta porta, santo Dio, vieni qua. Oh. No, regà, è stato bellissimo, le lacrime. Sì, ma mi si è fottuto l'olio, scusatemi. Ma io avevo l'olio, l'avevo appena trovato, era qui. Me l'hanno tolto, cioè, là sotto c'era un incredibile bug. Ragazzi, bellissimo, io non pensavo che avrei mai trovato un bug di questo tipo in un videogioco. Ho aspirato così tanto che mi fa male la gola. Si era bloccato, che è successo? No, ho trovato un bug e sono uscita dalla mappa. Cioè, sono proprio uscita dalla mappa. Che vergogna. Allora, andiamo di nuovo giù. Mi serve la luce perché non vedo una nerchia. Ci voleva un momento, Fanny. No, 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 no. No,
Io credo che lì dentro ci sia il nemico. E io non ho dove nascondermi. Ah, ma non si apre proprio stavolta? Ah, è bloccato, ok. Sì, c'è il mostro, ma deve ancora uscire. Perché appunto non ho dove nascondermi, quindi non me lo possono fare trovare così. Ragazzi, che paura. Ti prego, no, Stre, non, no, davanti no. Neanche dietro, facciamo che non spunta. Cos'è? Vacca di una boia, vacca di una boia, vacca. Vacca, boia, vacca, boia, boia, boia di un mondo, boia, boia, boia. L'avete visto? Era lì? Chi che cammina? Che io sono ferma. Porca vacca, vacca, vacchissima di una vacca, ladra. Io non vorrei andare dove era lui, però. Che succe? E io non voglio andare lì. E io ci voglio andare lì. Ci voglio andare lì. Sarà proprio. Hello? Ah, ma è da qui che sono venuta, niente. Piano! Senti, lasciamola aperta. Caso di fuga, no? Ma non posso stare sempre con la roba accesa, quello è il problema. Metto nell'angolo, mi copro con. Le. Via lì, ok. Piano, eh. Dove siamo? Scusate se non parlo tanto, mi sto cacando in mano come mai nella mia vita. Ma chi? Ma stai zitto, non sussurrarmi nell'orecchio. Oh, olio. Io tutta stealth me la faccio, ti giuro. Non mi alzo in piedi finché non lo vedo e devo correre. Questo è mio. Allora, io credo. Scusami, eh. Calamina, cuprite, laudano che per me è l'arsenico. Mi serve. Scusami, sì, me ne manca una. Me ne manca una di potente sostanza chimica. E dove straquarzo è? Questo è mio. È mio. Ha detto che è mio. Porca di una vacca, vacca, vaccosissima, vacca, vaccosissima, lacca. No, non ne ho più. E niente. Mi alzo, ma devo accendermi qua sicuro. Ok. Mi è finito il. Mi è finito il. Come. Dove? Serve l'ultima. Non c'è abbastanza luce in questa stanza, caspita.
No. Alitano. Ma io adesso al buio totale come faccio che qua non c'è manco luce? Ah, te. Mi manca un componente. Io non credo di potermene uscire di qui senza quel componente là. No, non credo almeno. Pieno, eh? Yeah. Pieno. Allora, io tornerei nelle stanze di prima e darei un secondo jack. Perché non è possibile che io... A parte che io vado in giro armata d'ora in poi. Beh, tipo, per esempio, qua non mi pare di aver trovato un componente. Una di ste quattro robe che devo... Quindi o devo tipo... Tipo è nascosto in mezzo a ste robe qua. Io ringrazio il cielo che questo nemico non è triggerato dal rumore, perché ovunque sia in questo momento... E dai, via! Non mi sembra qui. Eh sì, no, ma era la bottiglia di... Non era la bottiglia di olio, California? Perché potrebbe essere... Cioè, mi ricordo anch'io che ho trovato qualcosa qua, ma mi sembrava la bottiglia dell'olio che infatti poi non mi ha... Ah no, invece, era una di queste. Forse era l'arsenico. No, l'arsenico poco fa l'ultima cosa è stata... Ah, era cuprite. Ok, allora qui abbiamo già preso. Ok, per fortuna che ricordi te, perché io non mi ricordo una favola. Piano, non aprire le porte, che non c'è fretta. C'è di bisogno di fare così. Allora. Che schifo, che schifo. La luce c'è. Che schifo. California, tu non guardare. Non ho chiuso bene la porta. Ora sì. Allora, che io purtroppo sto impazzendo non avendo la... No, è ancora presto per fare sta roba. Questo vuol dire che devo cercarmi... Qui dentro non mi pare di aver preso... Il problema è che io qui non vedo una fava. Ah, è vero che a un certo punto si vede però. Quando ci si allontana un po' dalla luce. Mi serve il quarto maledetto componente. Dove acci d'erboligna, eh? Vieni via tu. E non è chi? Ah, qui c'era una lucina, perfetto. Molto meglio. Sì, comunque si era coprita quella di prima. No, io non credo che... No. Zio, c'è la luce dietro di te. C'è bisogno di emozionarti tutte piagne. Tra l'altro, c'è più vino, non c'è più olio. Allora, qui non c'è niente. Allora, io mi riaccovaggio. Piano, piano, buono. Ah, c'era questa di porta. La Kalaida. Vacca, ora si apre la porta. Allora. Mi sembra... Stavo per dire una cosa. Sta succedendo se il mio pe... È come se il mio petto stesse per scoppiare. Kaboom! Zio, veloce che devo accendere le luci. Mio Dio, William, fa qualcosa. Fate una ragione, non usciremo vivi di qui. Ma che voce bellissima. La luce. Allora.
La porta è chiusa. Qua dovrebbe esserci l'ultimo ingrediente. Dopodiché ci facciamo una di quelle corse verso la porta che nessuno ne ha viste mai. C'è tipo Speedy Gonzales. Allora, alla ricerca dell'ultimo ingrediente, che ovviamente sto cretino non è che mi ha detto prima, non so come si chiamano. No, io devo andare in giro a spaccare bottiglie. Aspetta, spacco bottiglia. Che c'è? Ah, si apre? Pure del Lazio. Così ne nascoste per Migo? Dell'olio? Tu ce l'hai sicuro il mio olio. E invece no. Non ce l'avevano. A cavoccagna. C'è un'altra stanza di là. E che è? Niente. Ragazzi, mi sto cacando sotto. No. No. Eccolo, l'acqua reggia. Voi fate, ogni tanto mi chiudo. Intanto io mi chiudo. Bello il cestino di limini. Pieno, pieno di cestini di limini. Allora, io lo so che appena leggo la nota succedono cose brutte. Sembra che io non l'ho capito, sono qui da un'ora e mezza, io lo so. Io lo so. Il mio nome è Wilhelm, casa di Jericho. Queste sono le mie ultime parole, la mia confessione e il mio testamento. 2 anni fa sono stato convocato al castello di Brandenburg. Come la maggior parte dell'aristocrazia, ero curioso di sapere cosa volesse da me questo ipotetico cavaliere dell'ordine, e ho accettato l'invito. Il barone fu cordiale e mi fece una proposta. Si sono sposati. Mi resi conto che la natura del contratto era sordida e che il motivo per cui ero stato scelto era per le sciocchezze fatte in passato e non per gli onori che avevo ricevuto quando ero un soldato. Dovevo sequestrare persone sane per soddisfare i suoi capricci e farlo senza fare domande. In cambio avrebbe valorato il mio carattere davanti alla corte reale, facendo avanzare la mia posizione all'interno della società nobile. Mi piacerebbe affermare che ho lottato per questa decisione, ma è arrivata rapidamente e ho accettato incondizionatamente. Ah, così è arrivata l'occasione, pam pam pam, ma sì, una cosa di assolutamente poco bella, ma la accettiamo. Da quel giorno ho portato uomini, donne e bambini, cioè senza distinzione di età e di sesso, complimenti. A Brandenburg, in realtà è vecchio. Non ricordo il numero, ma erano molti, forse perfino un centinaio. Nessuno di loro è stato più visto o sentito, chissà perché. Stanotte il barone ha invitato me e i miei uomini in cantina per festeggiare il nostro lavoro. Avevo i miei sospetti mentre scendevamo le scale, ma ha insistito e si è unito a noi per un brindisi. Il vino era buono e i miei uomini bevevano senza limitazione. Così inizia la punizione per i nostri peccati. Il barone ci ha rinchiusi ed è tornato sopra. Perdonatemi per quello che ho fatto, ero debole e sono aggolato nella sua trappola diabolica. I miei uomini stanno urlando, la loro pelle è stata bucata dalle loro stesse ossa groviglie. Del dolore. Sento le mie anteriori rivoltarsi contro la loro natura. I miei occhi hanno iniziato a versare sangue e io non posso più. Stando alla situazione descritta, io non credo che tu potessi neanche scrivere questa nota comunque. Cioè, tu stavi lì con l'interiore che si rivolta e dico. No, io, mi fa male, no. Hai questo pensiero di metterti lì a scrivere questa roba persino mentre ti sanguinavano gli occhi? Io capisco che è un videogioco, ma il realismo con un minimo, non è che dico un minimo, questo con gli occhi che sanguinano, che manco ci vede più, i miei occhi hanno sanguinato, ma non mi sembra. Non mi sembra, in realtà io sto perdendo tempo perché ho paura di uscire da questa nota, perché di solito succede qualcosa, quindi io c'ho l'ansia. Ora lui è dietro l'angolo, mi fa deh. Hello? Piano, piano. No. 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 No, Corri, corri di sopra. Abbiamo tutto tanto da fanculo, va fanculo. Ciao. Si sette vicino al muro della casba
respirando affannosamente. La sua fronte si versava sudore e cadeva sulla terra coperta di pelle. Quella che caspita era. Che deve, che c'è? C'è lo scappo? No, c'è lo schifo. No, c'è lo schifo. Schifo. Ho detto che ci stava lo schifo. Scusa, dove devo andare adesso? Sì. Devo unirli? Ah no, non qui però. No, no, aspetta. Non qui. Devo tornare al laboratorio. Perché io ero nella cantina. Non è che io sono contenta di tornare di qua. Dopo aver resistito 3 giorni ad Algeri, finalmente fu organizzata una barca a vela per portarlo in Inghilterra verso il Mar Mediterraneo. Una volta raggiunto il territorio britannico, bastò prenotare una cabina sulla SS Hortensia diretta a Londra. Ma scusi, io credo che abbiamo sbagliato strada. No, è giusta. Sembra quello di prima, ma non è quello di prima. Mia sanità mentale non ce la farà a portarmi fino alla fine di questa avventura, io ve lo dico. Che dè? Allora, devo andare di qua sotto. Sì, ma se io sono pazza, come faccio? Cioè io dovrei fare tutte le mescolanze, ma io non le posso fare le mescolanze. Dai che c'era qua. Mannaggia a me che non guardo le cose bene. Sono qui, è impiccicata la cosa. Com'è? Ho un leggero mal di testa, sembro pazza. Non è così brutta la situa, eh? Allora. Salve. Ah. Sì, le ho. Non è che io ho capito esattamente per quale motivo stiamo facendo questo lavoro, però... C'è bisogno? C'è bisogno? Giuro, giuro su Dio, non c'è bisogno. Ma una lampada qua non ce la potevano mettere. E poi dov'è che devo far andare questa roba? Io non è che l'ho capito questo. E mo? Ah, questi c'erano. E quindi? Ah, 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 ma voi? Delirium de qualcosa. Ah, stupida io che mi sono dimenticata la cosa principale. Come nessuno già, scusa? Scusa, eh. 15. Fatto? No? Cosa devo fare ancora? Non ci sono proprio memoria. Allora... Ah, ah. Non è che io sono una persona che spicca di intelligenza, noto, eh? Che c'è? Eh sì, non avevo visto le leve, non avevo visto le leve. Ah, sì, ma io non so dove devo Mi caco anche. Mi hanno spento le luci? Mi hanno rotto le scale! Peggio del rompermi le luci! Ah, 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 ah! T'ho visto! Trovo un modo per risalire. Puttana miseria! Allora, l'è pesante, comunque, come gioco posso dire... pesante.
Mi caco anch'io. Oh no, di là. Poi come caspita, perché lui non è tipo esperto di parkour, vero? No, mi ha aperto la via di qua. Cioè più o meno, però. Oh no, no? Non è una via questa? No, non è una via. Io sono, insisto a ricordarlo. Ma lui si appende, cioè se io tipo faccio volo di qua, no? Aspetta, eh. Sa di no. Devo fare una cosa incredibile di spostamento di roba qua. Non so. C'è un pesante questo gioco comunque, bello impegnativo, bello peso, eh. Ma secondo me devo andare di qua, ma non posso andare di qua. Cioè, materialmente non mi fa passare, quindi non è possibile. E allora da dove? Che schifo, ci sono le schifezze a terra. Partiamo dal presupposto che io non vedo mezza nerfia. E se io citassi? Cioè, fammi vedere se sono invece un genio o una cretina. Ma secondo me può funzionare. Aspetta, aspetta, eh. Allora, guarda. Allora, lì. Allora, aspetta, aspetta, eh. Faccio un attimino di. Che schifo, sono spunto degli schifezzi. Che caspio, vieni qua. Allora. Ora vi mostro. No, 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 no. No. Vi mostro come si fa. Ci sono, eh? Ci sono, ci sono. Rompo il gioco, parte 2. Da che scivolare, scivolare, che sto per cadere. La mia composizione perfetta. Allora, è uno, è due, è tre. Fatta. Io spero fosse scriptata questa cosa, perché se no. Sì, ma l'acido dov'è che va? La stoffa odorava di deserto e muschio umido. I pezzi già ci sono accostati in cima. Troppi, penso, forse troppo pochi. Quella che sia la realtà è che qua c'è la schifezza. La miscela delle schife. Schife. Ah, qua forse dovevo. Oh, c'ero già stata io qui. No, qua devo buttare l'acido. Aspetta, eh. Non ci sono promemoria. Vediamo se devo usare l'acido qui. No. E allora non ho capito. Allora, c'è ancora una zona dove non. Già fatto. Dove non sono stata, che purtroppo è questa stanza qua sotto. Beh. Ah, credo qui allora. Dimmi. Ah, tu posso sbattere la picchista alla fine. Ansel. Tieni. Cioè, nemici incredibili, situazioni terrificanti. Alla fine era per schifiare questa parte qua. Tutto questo per andare alla raffineria maledetta. Diventò impossibile evitarlo. Confusione nelle strade supplicava la sua attenzione. Appena aprì le porte, i soldati francesi aprirono fuoco su due ragazzi che stavano lottando. Le loro voci furono interrotte dalla foschia del fumo di pistola. Comunque mi sto cacando in una maniera che voi non avete idea. No, non ho le luci. Aspetta, 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 aspetta. Che luci! Sì? È davvero buio qui, sì. Ed è per un buon motivo. Adesso puoi accendere la lampada se vuoi. Sì, ma qual è il buon motivo? Per l'oscurità, tutto qui. Attenzione a non perderti. No, mio Dio, che c'è? Sono brutta.
L'importante è continuare ad andare dritto e che non ti perda. Devo andare dritto. Dice continua ad andare dritto e non ti perdere. Quanti ne ho di questi? Giusto per sapere. Altri 7, non ne ho tanti. Non posso accendere a bestia. Mi dice che devo andare dritto. C'è un problema. No, non c'è il dritto. Certi momenti devo per forza accendere la... Sì, questa è luce, caspita. Non ho proprio, no. No, vedi, me lo dice. Mi dice di stare attenzione a covacciarmi nel buio. C'è sicuro un nemico qua dentro, io sto per diventare pazza. Che? No, no. Mister DJ. Non ho quasi più acciarini, me ne mancano 5, ragazzi. Che? Perché c'è ancora sto coso? Ah, per il futuro. Com'è la mia salute mentale? Mal di testa. Come mi caco io, nessuno lo sa. Datemi per favore qualcosina per la lanterna. Anche il vino va bene. Va cosissimo. Dove? Cos'è? Che è successo? Non c'era? Ah no, perché sto impazzendo. Vero? Eh sì. Piano, 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 piano. Ok. Non va bene. Olio, 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 ah. Non lo posso neanche usare tanto perché ho solo questo goccino. Oh. Perché ho solo questo goccino, mannaggia. Zè? Questa cosa di accendere luci in giro è un controindicazione, però. Perché quando accendo luci in giro, se devo scappare da quello lì, mi attacco. Piano, 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 buono, buono. È un'altra stanza o un corridoio? Ok, è una camera. Piano. Allora, non accendo. Non accendo. No, no. Non le posso accendere tutte le stanze, non va bene. Nota. Chi è? La porta deve stare chiusa. Chiusa. Chiusa.
L'anno scorso, più di un mese, l'ultima volta che ho scritto. Dopo gli eventi all'interno della camera sotterranea in Algeria, il professor Herbert ha insistito che tornassi in Inghilterra. Disse che non voleva rischiare di perdere l'intera spedizione per paura di appoggiarsi alla situazione. Ripensandoci, una decisione eccessiva, ma sono felice che sia andato così. Questa mattina ho trovato il mio diario, una raccolta di cose a caso portate dall'Africa. Vicino al diario la sfera di pietra rotta avvolta in un panno. Ho cercato di rimettere insieme i pezzi, ma non ci sono riuscito. I pezzi ne avrebbero combaciato perché non provenivano dallo stesso oggetto. Devo immaginare tutto questo? C'era perfino una sfera completa? Sì, però vai avanti. Allora, tanto mi serve un attimo di luce, un attimino, in modo che la mia sanità mentale si ripigli. Perché fai puntini? Sono pazza? Non ho abbastanza olio per vivere. Allora, che paura, con che forza fisica, psicofisica, mentale io sto andando avanti esattamente, tua madre! Allora, piano piano. Qui c'è una porta, qui c'è un'altra. Questa porta è bloccata dall'altra parte, quindi adesso mi dirai che me l'hai messo nel promemoria. Ok, devo trovare un'altra strada, va bene. Tua madre! Vacca boia vacca! Che paura! Io voglio poi sapere chi è lo stronzo che va in giro dicendo ma se poi non metti... Aprire la finestra perché non ce la posso fare a vivere e a respirare. Quelli che dicono i giochi horror vanno giocati assolutamente al buio. No, no, no. Anche di giorno è terribile. Va benissimo così. Va benissimo così, mio Dio. Ok. Basta ridi tu, mio Dio. Ma tua madre vacca, Duarte 2, ma che cosa è vivo? Beh, sì. Oh. Un passaggio segreto. Che? Ah, sono pazza. Luce. Raga, che paurissima, mio Dio. Sì, però la mia sanità mentale non sta tornando su. E io sono sotto la luce. E se arriva il nemico, io che faccio? Ci sono altre scatole qui? Sì. Aspetta, eh. Oddio, ho visto una cosa bellissima. Vieni qua. Ma vacca, boia, poche gocce. Così. Ah. Ci costruiamo. Che non so se questa cosa può avere un senso ai fini del gioco, ma io il fortino me lo costruisco lo stesso sotto la poca luce che ci abbiamo. Allora, qua, ah, alla luce, non ce la sto facendo a riprendermi però. Devo prendere l'auda, no? Ho dei tagli e delle contusioni perché giustamente mi hanno fatto un culo a capanna poco fa. Allora, mancano 10 minuti di terrore e io sono molto spaventato. Allora, aia, mi sono fatto malissimo. Allora, non lo prendo. Non lo so per... Sì, dai, lo prendo al diavolo. Va tutto bene. Ma non era per la mente, bastardi. Devo star qua. Ho sprecato una roba, ma vabbè. Devo stare qui finché non mi ripiglio un briciolo. Non posso fare altrimenti. Magari sto in piedi.
Magari ti alzi e... Sentite, io devo passare. Non cadere, fortino mio. Allora, proprio c'è un hitbox tutte fottute. Allora, non va bene la sanità mentale che non si rialza, però, eh? Zio, allora. Non posso accendere. Io almeno. Oh mio Dio, batto la madre, ma porca di vacca, miseria! Dai! Cos'è? Che cosa devo stare con i piedi? Ah, di qua. No, ma questa cosa è pericolosa. Questa cosa è pericolosissima. Oh, guarda che c'è! È mio. Avevo visto il. Esatto. Ti prego, dimmi che c'è olio dentro di te. No, ovviamente no. Acciarini, tutte forme con le dimensioni, ma l'olio. È un bene di lusso. Sì, però ragazzi, caspita, eh. Allora, e ti prego, impedito proprio. Allora. Ah, per questo era l'altra. Cioè, era questa che mi portava alla stanza dove ero prima, che non si apriva. Sì. Zio, hai detto qualcosa, ma io ti giuro che non ho capito. Allora, me ne pentirò? Oh sì. Eh? Come? Cosa? Ah! Metti via. Mamma mia. Sti flash. Da che parte? Che fatica, dai, eh! Sta aperta? Sì. Sta aperta la porta. Ma se io entro qui, poi torno indietro? Sai che non mi interessa, io vado. Ah, che tua mamma! Ogni volta però, dai! Togli sta lanterna, per favore! Che succe? No, 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 no. Sono ancora pazza? No. Meno, 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 meno. Qui c'è una luce accesa, non mi piace quando c'è una luce accesa in questo posto, perché vuol dire che qualcuno c'è stato. Mamma mia, urtò contro la superficie d'acqua scura dell'Atlantico, lo soffocava mentre lottava per dare un senso alla situazione. Io lascio dietro di me 37 strade comunque, giusto per dire. Basta! Basta! Chi è? Che c'è? Che succe? Perché c'è l'acqua? C'è? Cos'è? Devi saltare qui e poi lì. Allora, questa cosa mi fa meno paura. Mi fa meno paura di Mr. DJ. Nel nome di Dio. Aspetta, questa è la vera bimba. La Bibbia è quella vera, aspetta, 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 ti esorcizzo tantissimo. No, 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 non funziona. Io tocco, eh. Vacca, boia, vacca! Sì, che dovevo star fuori dall'acqua, l'ho capito anche io, ma non mi aspettavo che per come io toccavo l'acqua a due colpini, manco tempo di rialzarmi e schiattavo. Non poteva mai venirmi in mente una cosa del genere, no? Allora, devo andare di corsa qui e fare wii, e poi wii, e poi wii. Parkour. Ma l'avevo abbassata forse prima la... Aspetta,
Non mi fa fare il contrario, quindi io suppongo che... Ah, vabbè, salta! Amico mio, amico Fritz, però, eh. E te salta qui, e poi lì. No! No! Allora, io non vedo una nerchia. Ma poi, scusa, non c'è niente? Devo arrivare lì. Ai ai! Mi ha morso il culo, mi ha morso. Però io insisto che questo non fa paura tanto quanto il resto, eh. Cioè, le parti di prima erano peggio. Guarda, ti bibbio di nuovo. Il problema è che qua non c'è niente. Posso... Però... Ah... Oi oi Malfoy, è un piacioi. Oh, guarda chi c'è. Amleto, via. Oh oh oh, Gardaland. Sbibbio fatto in maniera molto... Ragazzi, davvero qui non c'era niente a parte queste stronzate? No, me ne serve un altro perché l'ho fatta male. Lì amico, lì. Ciao, ciaone. Ok. Sì, ma stai calmo. Ma io sono venuto in questa stanza allora per fare cosa? Per un acciarino? Perché io non vedo altro. Eh no, non c'è altro. Salta qui! Non ci sale lì! No, salta lì! Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Finisco questo pezzetto e stacchiamo comunque, eh? Come appena cosciente. Madonna, no, no, no. E niente. Ora sto bene. Ho dovuto però usare tutto quello che avevo. Mannaggia la zoccola, una. No, sali. Ma dai, che non so lanciare i libri. Eh no. Vaccosissima vacca. Devo rifarmi tutta la strada indietro. Era a tempo quella cosa, forse. No, no. Salici, porca vacchissima, porca. Oh. Per pochissimo, per pochissimo. Ok, è andato di là. Vai, 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 che lui è più veloce di noi. Ok. Eh no. Mannaggia lui, mannaggia lui, mannaggia lui. È entrato proprio dove io devo andare. Ah, no, no, no. Fammi andare lì. Porca vacca, ma spero di guarire perché sennò è finita. Eh no, eh no. Eh no. Sali. Salta. No, salta. Salta di più. Tua mamma Laida infame schifosa di nuovo. Sì, lo so, lo so. Vabbè, lo so. Ora che lo so, lo posso fare. Ma io ho tutte le cose. No, con la fava proprio. E lui dov'è? Dai!
Ci siamo quasi. Passa e sali qui. Ok. Ma lui è entrato con noi. O ce n'è un altro, non so. Proviamo così. Non posso neanche accendere luci qui, ragazzi. E invece ho sbagliato tutto. Allora, cerchiamo di essere onesti con la vita e diciamoci che per 2 ore di gioco io ho fatto anche più del necessario. Ho dato, posso dire che ho dato per oggi, sì. Allora, facciamo che per oggi è finita qua. Teoricamente, se domani si decide a funzionare la PlayStation, cosa che oggi non ho avuto la minima intenzione di fare, dovrei riuscire a portare Kingdom Hearts, che doveva essere oggi, e invece li scambiamo. Con Amnesia continuiamo giovedì, a questo punto. Se avrò la forza, perché potessi evitarlo, lo eviterei volentieri. Ma vabbè, lo continuiamo appunto, come ho detto, già giovedì. Ci rivediamo domani mattina, che porto Digital Art, se non ci sono problemi di lavoro in casa che mi impediscono di farlo, e in caso anche domani sera con, come ho detto, Kingdom Hearts. Per oggi io devo andarmi a riposare e guardare gattini fino a domani mattina, perché non ne posso più. E quindi niente, grazie per essere stati qui con me, per aver probabilmente riso di me che diventavo pazza a un certo punto, e nulla, vi auguro un buon continuo di lunedì, che sono giorni peggiori della settimana, ma vabbè. Buona serata e ci vediamo domani.